SIGEP 2018, ci troviamo allo stand Lavazza e siamo in compagnia di Michele Cannone, il direttore marketing food service per il gruppo Lavazza S.P.A. Buongiorno Michele. Buongiorno. Michele, oggi al SIGEP avete presentato una nuova miscela. È una miscela che merita di essere spiegata perché c'è un'operazione di sostenibilità particolarmente viva e interessante sia per coloro che sono dall'altra parte che per voi che partecipate in forma attiva. Di cosa si tratta? Allora, oggi noi presentiamo Tierra Colombia, che è una miscela composta da tre origini provenienti ovviamente dalla Colombia, che per noi, secondo il nostro modo di pensare al caffè, rappresenta la migliore interpretazione dei caffè colombiani. Come nasce questa idea di andare a intanto coinvolgere barista e farmer, creare quindi una partnership, dall'altra andare a dare sostenibilità ai contadini, a coloro che hanno ricevuto in dono dal governo colombiano il terreno su cui andare a coltivare? Ma allora, diciamo che gli obiettivi sono molteplici. Allora, proviamo a capire perché barista and farmer e come si collega barista and farmer al tema sostenibilità. Allora, barista and farmer per noi ha una fondamentale valenza nel promuovere la cultura del caffè all'interno del mondo del fuori casa. Crediamo che questo sia ancora un mondo che abbia grandi opportunità in questo senso. Dobbiamo impegnarci tutti per promuovere una conoscenza del caffè e far sì che questa conoscenza sia sostenibile e che al consumatore finale arrivi veramente un messaggio che possa aiutarlo a scegliere e scegliere in maniera consapevole. La consapevolezza vuol dire Tierra in questo caso. Tierra è un progetto che nasce nel 2002, ha come obiettivo quello di promuovere la cultura del caffè sostenibile, concretamente supportando e aiutando le popolazioni dei luoghi di, diciamo, d'origine del caffè. E dal 2000 ad oggi abbiamo più o meno coperto buona parte delle, diciamo, delle geografie in cui si coltiva il caffè, portando a termine decine di progetti che si occupano di sostenere le popolazioni, aiutandole a coltivare un miglior caffè, ma anche aiutandoli a migliorare il loro tenore di vita, costruendo scuole, infrastrutture, facendo in modo che questo possa trasferirsi in un mondo assolutamente diverso e più sostenibile per il futuro, diciamo, di tutta la filiera. E da qui parte dunque il progetto Tierra, iniziando proprio nel 2002 e si sviluppa fino ad arrivare a oggi. Lavazza è particolarmente impegnata nei progetti di sostenibilità. Cosa pensi in termini professionali ma anche personali di questa idea di migliorare la vita dei contadini? Beh, diciamo che è una delle grandi sfide. Facciamo l'esempio di Colombia, che è quello più contemporaneo. In Colombia il progetto Tierra sta supportando la riconversione di alcune terre che erano state fino a qualche anno fa controllate dalle FARC, dai terroristi. In quelle terre qualche anno fa si coltivava qualcos'altro, non caffè. E oggi finalmente iniziamo a vedere i primi risultati concreti, dove stiamo veramente arrivando ad avere il primo caffè ed è quello che troverete all'interno della nostra miscela. E soprattutto questo è un modo per portare conoscenza ai consumatori finali su ciò che ci sta dietro una tazzina di caffè, che è molto di più che un semplice atto che si consuma in qualche secondo tutti i giorni. Quindi la sostenibilità, qui rispondo a titolo personale, credo che sia una delle grandi sfide di ciascuno di noi. Pensare in un mondo diverso e un po' più giusto forse penso che possa aiutare tutti, non solo il caffè. Michele, questa operazione non solo migliora la qualità della vita ma anche il metodo di lavorazione, di crescita della pianta e poi di lavorazione del prodotto. Ho avuto modo di assaggiare pochi minuti fa il prodotto 100% Arabica Colombia, che è quello che vediamo qui dietro,
e l'ho trovato particolarmente gradevole, poco acido, con una buona gustosità, difficile spiegare le sensazioni gustative, però segue la linea del vostro gusto Lavazza. Ma diciamo che Colombia è un caffè che tecnicamente si definisce aromatico, diciamo che ritroviamo tutte le note dei caffè colombiani, quindi frutti tropicali, alcune note di cioccolato, ma fondamentalmente ci troviamo di fronte a una moderata acidità che comunque conserva anche comunque supportata da un ottimo corpo. Diciamo che per quelli che sono i gusti standard italiani lo possiamo definire una cosa un po' non convenzionale, ma sicuramente crediamo più facile e apprezzabile a un target più giovane alla ricerca di una, diciamo, di prodotti meno amari e diciamo sicuramente più facilmente gustabili. E infine parliamo dell'offerta tier a tutto tondo. Quante sono e quali sono le miscele che, oltre alla Colombia presentata oggi, fanno parte del pacchetto dell'offerta tier? Allora, dicevamo che Tierra aveva come obiettivo, quello di trasferire la cultura del caffè a milioni di consumatori, e l'abbiamo fatto grazie ai vari progetti, quindi Colombia è uno di questi, poi abbiamo Tierra Brasile, che ha caratteristiche molto diverse da Colombia. Troviamo i classici sentori di caffè brasiliani, i cereali tostati, il cioccolato fondente, e di conseguenza un'esperienza organolettica completamente diversa, e lo troviamo sia con un blend molto interessante di arabica robusta brasiliana e una robusta lavata, quindi abbastanza tipica nello scenario brasiliano, e si chiude la gamma di Tierra con Tierra Selection, che è un po' un omaggio a tutti i nostri progetti. Tierra Selection è un blend composto dai caffè che dal 2000 ad oggi hanno fatto parte delle varie geografie in cui sono stati poi organizzati i vari progetti. Quindi è un po' la sintesi, se vogliamo, di tutto il progetto Tierra. In questo caso è un 100% arabica, certificato Rainforest, che da sempre è il partner che ci supporta nella realizzazione dei progetti e permette di fatto ai contadini di poter essere sicuramente più credibili sullo scenario del mercato del caffè internazionale. Bene, grazie Michele. Noi a questo punto allora interrompiamo, andiamo a ricercare altre novità da documentare con telecamera e microfono. Qui sotto trovate la casella di posta elettronica a cui scrivere per avere maggiori informazioni e per entrare in contatto con il segmento full service di Lavazza SPA. Grazie Michele. Grazie a te, grazie a voi e buon caffè. Buon caffè a noi nel frattempo, perché vi andiamo a prendere un altro. Voi però restate lì, perché le notizie continuano attraverso orecanews.it e orecatv.it. Non andate via, abbiamo tantissimo altro da documentare.